La visita a Palermo della Commissione parlamentare antimafia cade in un periodo nel quale l'intera gestione dei beni confiscati è stata rimessa in discussione. Un numero crescente, oltre 12.000, quello dei patrimoni sottratti alla criminalità, che però per la maggior parte restano inutilizzati. Ma c'è anche il caso delle aziende che molto spesso, una volta sul mercato legale, hanno difficoltà a sopravvivere con rischi concreti per i posti di lavoro e i dipendenti. Il tema dei beni confiscati è al centro delle audizioni palermitane della Commissione antimafia. Intorno al tavolo per cercare una probabile soluzione normativa si sono riuniti i componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma anche vertici della magistratura palermitana. Presenti infatti il procuratore capo Messineo, accompagnato dal procuratore generale Scarpinato, dai procuratori aggiunti Teresi, Scalia e Dagueci e dal PM Di Matteo. Poi l'incontro con i presidenti delle sezioni misure di prevenzione del Tribunale di Palermo e Caltanissetta e magistrati delle stesse sezioni, gli amministratori giudiziari di beni confiscati, le associazioni antimafia, Confindustria, Confcommercio e le organizzazioni sindacali. La visita continuerà anche nella giornata di domani. La Commissione si riunirà a Palazzo dei Normanni per incontrare la Commissione regionale antimafia. A fare irruzione nello stabilimento di via Pietronenni a Casteldaccia il 28 ottobre scorso erano stati in tre. A volto coperto e armati di pistola si erano introdotti negli uffici della GESCO, ditta del gruppo Amadori, terrorizzando e minacciando i dipendenti, immobilizzandoli con il nastro adesivo e svuotando la cassaforte prima di fuggire praticamente indisturbati. Un colpo perfetto, bottino da 50.000 euro tra assegni e denaro contante. Adesso, a distanza di 4 mesi, i carabinieri di Bagheria hanno fatto luce sugli autori, due dei quali sono finiti manette all'alba, ma anche sulla dinamica e sul movente di quella rapina architettata nel dettaglio. L'arresto è scattato per Roberto Rugnetta di 43 anni e Francesco Paolo Coppolino di 35 e sarebbe stato proprio lui, secondo gli investigatori, la mente e l'uomo chiave del colpo. Autotrasportatore, aveva lavorato per la Amadori fino a qualche giorno prima, poi però era stato licenziato, di qui la decisione di passare all'azione. Quella mattina nel 28 ottobre, poco prima che scattasse l'assalto, lui stesso si era recato allo stabilimento con la scusa di consegnare documenti contabili. Il vero obiettivo invece era quello di lasciare aperto il cancello e le porte degli uffici, così da agevolare l'irruzione da parte dei complici, come in effetti accadde. Coppolino andò via pochi istanti prima, in modo da non apparire coinvolto. A mettere a segno il colpo invece fu Roberto Rugnetta con altri due uomini non ancora identificati. Adesso le indagini proseguono proprio per arrivare alla loro identità. Tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle 16 l'Assemblea regionale siciliana per continuare l'esame della riforma delle province. La legge, ormai da settimane in aula, prevede l'introduzione dei nuovi enti intermedi, ovvero i liberi consorzi dei comuni e le città metropolitane. Durante l'ultima seduta è arrivato il via libera ad altri due articoli, ovvero il quinto e il sesto. Il numero 5 disciplina l'elezione di secondo livello dei presidenti dei liberi consorzi e le modalità di sfiducia. I vertici saranno eletti da consiglieri comunali e sindaci delle amministrazioni che aderiscono ai consorzi. A disciplinare la composizione delle giunte invece l'articolo 6. Gli organismi potranno essere composti da un numero massimo di 8 assessori e la loro carica sarà legata comunque al sindaco del comune di appartenenza. Se infatti questo dovesse decadere dalla carica, lo stesso accadrebbe ai componenti della giunta inseriti all'interno del consorzio. Da domani però si aprirà uno dei capitoli più spinosi della riforma, ovvero quello che riguarda le città metropolitane. Nei primi giorni dell'esame della riforma il governo era stato battuto con l'approvazione a voto segreto di un subemendamento di Forza Italia che aveva cancellato parte del comma 2 dell'articolo 1, che rendeva di fatto le città metropolitane parte dei consorzi dei comuni. Una bocciatura non complessiva dei nuovi enti, certo, ma comunque uno stravolgimento rispetto ai piani iniziali. D'altronde, istituire le città metropolitane è un altro articolo della riforma, ovvero il numero 7, e proprio questo sarà affrontato da domani in aula, un vero e proprio banco di prova per la tenuta della maggioranza e del governo.